È stato dimesso dal centro grandi ustioni dell'ospedale carniziario di Catania perché completamente guarito dopo un trapianto di pelle prelevato ad un genitore, il bambino che il 4 novembre del 2022 aveva 10 mesi a Catenanuova nell'Ennese riportò ustioni di terzo grado sul 55% del corpo causati da olio bollente di una friggitrice. Trasferito con elicottero del 118 al pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro, fu preso in cura dagli specialisti per il trattamento delle ustioni. Fu poi ricoverato per sopraggiunte complicanze polmonari nel reparto di rieliminazione pediatrica del Garibaldinesima di Catania. Un mese fa, una volta migliorate le condizioni generali, il piccolo paziente è stato riportato all'ospedale Cannizzaro, nel centro grandi ustioni diretto dal dottor Rosario Ranno, dove ha potuto proseguire delle cure complesse. Abbiamo fatto ricorso a tecniche avanzate, spiega il primario, come l'impianto di pelle donata da un genitore, che hanno portato con interventi chirurgici multipli a una completa guarigione. I familiari hanno voluto ringraziare tutti i professionisti che hanno assistito il bambino, i rianimatori pediatrici del Garibaldi diretti dalla dottoressa Giussi Stancanelli, gli anestesisti del Cannizzaro diretti dal dottor Savino Borraccino, l'equipe medica e infermieristica del centro Grandi Ustioni, dove il bambino dovrà tornare per i controlli periodici. Un muratore di Rosolini di 38 anni, Salvo Gennaro, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 115 in territorio di Ispica e Ragusano. L'uomo era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un palo della segnaletica stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ispica, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 di Rosolini. È stata rinviata al prossimo 30 gennaio l'udienza e il processo che si celebra a Caltanissetta a 30 imputati, dato dall'inchiesta sul cosiddetto sistema montante. Per la vicenda, che è nata da una tranche dell'inchiesta sull'ex leader Sicindustria, già condannato in appello in abbreviato a 8 anni per corruzione, per rivelazione di notizie coperte a segreto d'ufficio e favoreggiamento, è in corso il dibattimento di primo grado davanti al Tribunale a carico di esponenti delle forze dell'ordine, imprenditori e politici. Il processo si è fermato dopo che il CSM ha nominato procuratore aggiunto di Caltanissetta l'attuale GIP di Roma Nicolò Marino, che è parte civile per uno degli episodi contestati. Per legge in questi casi il procedimento deve essere trasferito e essere celebrato a Catania, come chiesto da diversi avvocati della difesa il 17 febbraio del 2022. Il magistrato ha intanto dichiarato il ritiro della sua costituzione come parte civile nel processo, dove sarà presente come parte lesa. Il Tribunale di Caltanissetta si era riservato di decidere sulla richiesta di trasferimento del processo a Catania nell'udienza dello scorso 19 dicembre. Nel frattempo è intervenuta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di nomina del CSM di Marino da parte del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma sul ricorso presentato da un altro candidato al ruolo di procuratore aggiunto a Caltanissetta, il sostituto procuratore per la scuola pacifica in servizio alle DDA Nissena. Il TAR ha fissato la Camera di Consiglio per il 10 maggio 2023, dato che potrebbe essere decisiva per la scelta definitiva della sede del procedimento penale. Intanto il 17 gennaio prossimo si terrà ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensione disposta dal TAR. La decisione sarà nota prima del 30 gennaio, dato in cui è stata fissata la nuova udienza del processo al cosiddetto sistema montante. Il cadavere di un migrante è stato avvistato nelle acque antistanti la scogliera di Caloncello a Lampedusa. A chiamare i vigili del fuoco del distaccamento di Solano sono stati i carabinieri. Per procedere al recupero della salma si stanno recando nella zona con una imbarcazione i pompieri e una motovedetta della Guardia Costiera. Intanto continuano gli sbarchi nell'isola. 74 migranti sono approdati a Lampedusa dopo che il barcone di 12 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta CP319 della Guardia Costiera. Hanno dichiarato di essere originari di Egitto e Sudan e di essere salpati alle 10 di mercoledì da Zawiya, in Libia. 5 tunisini tra gli ospiti dell'hotspot di Contrada in Briacola sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla squadra mobile di Agrigento per essere tornati in Italia prima che fossero trascorsi 3 anni dal loro allontanamento alla frontiera. In Sicilia i controlli dei NAS in tutta Italia nelle strutture per anziani hanno portato alla sospensione di una casa di riposo del valore di circa 350.000 euro a Siracusa quando priva della prevista iscrizione all'albo comunale. Accertata anche la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo ed elevate sanzioni per complessivi 2.000 euro. Denunciati i responsabili di altre 5 strutture nelle province di Messina e Catania per aver omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza il numero degli anziani alloggiati. Sempre nella provincia di Catania sono stati denunciati i titolari di 2 ulteriori case per anziani
per aver detenuto farmaci scaduti, sequestrati in totale 52 confezioni di farmaci per un valore di circa 1.000 euro. Nella provincia di Trapani è stato segnalato all'autorità amministrativa e sanitaria il legale responsabile della struttura per aver ospitato 18 persone, il numero superiore a quello autorizzato. Nella provincia di Agrigento è stato denunciato il legale responsabile di una casa di riposo per aver abusivamente adibito un locale seminterrato a spazio lavorativo in assenza di autorizzazione e delle necessarie verifiche sanitarie sulla salubrità del luogo. Sono già in via di realizzazione i progetti di decementificazione e riqualificazione di Piazza Europa a Catania. Le ruspe e gli operai della ditta appaltatrice dei lavori stanno smantellando quel che resta della piazza per una rigenerazione che l'amministrazione comunale ha voluto e progettato nel 2021 e anche finanziato grazie al coordinamento della spesa dei fondi UE curato dall'assessorato alle politiche comunali. I cantieri aperti nelle piazze Franco Battiato, Europa e Sciascia, spiegano dall'ente locale, sono tappe del percorso di rigenerazione degli spazi aperti da destinare alla fruizione del lungomare, ideati e progettati 2 anni addietro impiegando i fondi dell'asse 4 del PON Metro. Spazio urbano, transizione green, movimento fisico e inclusione sociale, si legge in una nota del Comune, sono gli obiettivi di Catania Spazio e Sport, un piano concepito 2 anni addietro dall'ente, che riguardano anche la zona periferica di Catania Sud, precisamente Viale Bummagaro e Villaggio Sant'Agata, dove sono in corso il lavoro di riqualificazione di spazi da destinare allo sport e al tempo libero. Nella Piazza Europa, che con Piazza Sciascia rappresenta un affaccio sul mare da rivalutare anche come luogo di svago e benessere, sono previsti interventi di verde pubblico, illuminazione intelligente, colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici leggeri, attrezzature sportive di base e ludiche per bambini, una nuova pavimentazione per favorire la fruibilità dell'intergenerazionale delle piazze, eliminando il cemento e abbattendo le barriere fisiche alla fruizione di uno spazio che rappresenta la porta d'accesso al lungomare Ognina. In sinergia alle indicazioni della soprintendenza verrà ristrutturata la grande fontana al centro della Piazza Europa, che dunque verrà mantenuto. Previsto anche un impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza e prevenire il vandalismo. Dai fondi del PNRR sono in arrivo 300.000 euro per la Scuola Superiore dell'Università di Catania. Nel comma 586 della legge di bilancio 2023, appena varata dal Parlamento, è previsto infatti uno stanziamento straordinario finalizzato al sostegno e al potenziamento di 10 scuole superiori universitarie, tra cui la struttura didattica di eccellenza dell'Ateneo Catanese, che sarà presto stabilito con un apposito decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca. Nel 2024 lo stanziamento sarà elevato a 500.000 euro, somma e sarà riconfermata anche nel 2025. È una bellissima notizia! Con l'assegnazione di questi fondi del PNRR, commenta il presidente della scuola Daniele Malfitana, possiamo dire che il 2022 si è chiuso con ottimi auspici per la nostra Scuola Superiore di Catania. Adesso ci apprestiamo a lanciare numerose iniziative per celebrare degnamente i 25 anni della fondazione, avvenuta nel 1998 con il motto Scientific Sustainability in Context, interdisciplinarità e creatività nella ricerca del futuro. Le risorse assegnate, conclude Malfitana, saranno inserite in una programmazione finalizzata all'investimento sugli allievi e sulla loro formazione. Potenzieremo le iniziative seminariali invitando a Catania nella sede di Villa San Saverio autorevoli studiosi, ma soprattutto è mia intenzione intensificare la mobilità delle allieve e degli allievi grazie anche ai numerosi accordi siglati, consentendo loro di trascorrere più tempo dentro prestigiose realtà universitarie, di ricerca e di imprenditoriali, nazionali ed internazionali.